l'occasione di cantare ancora al Signore, ma vogliamo andare alla parola di Dio. Stamattina abbiamo avuto già un primo servizio nella comunità della Bandita, stasera abbiamo nuovamente il servizio, abbiamo un servizio anche di cena del Signore e vi prego fratelli di ascoltare attentamente il messaggio, di non divagare né a destra né a sinistra, perché la fede viene da questo udire, l'udire la parola di Dio. Amen. Il tema del messaggio è senso di colpa. Sì, perché molti oggi ancora sono fermati, legati da un senso di colpa sordo che li blocca e non gli permette di raggiungere quella benedizione che al contrario il Signore vuole dare a ciascuno di noi. Amen. E quindi mi sembra doverosa cosa parlare di questo. Prima di leggere qualche passo della scrittura, vi volevo, alleluia, per grazia del Signore, illustrare alcuni concetti. E questa è l'introduzione a quello che devo dire. È sempre più facile giustificare se stessi ed accusare gli altri. Qualsiasi cosa faccio io, no vabbè, ma io avevo i miei motivi, io avevo i miei pensieri, mentre quello ha fatto così perché non è giusto, no, ma io invece, sai, è giusto perché... Il nostro errore diventa piccolo, 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 mentre gli errori degli altri si ingigantiscono fino a che gli altri sono i colpevoli e noi siamo gli innocenti. E dico questa attenzione, parlando di me il primo e poi di tutti noi, senza nessuno escluso. Però sapete, fratelli, la verità è una cosa sola, che il Signore ha messo dentro di noi un anello, un aggancio che ci lega all'eternità. E questo noi lo abbiamo indipendentemente dal fatto che crediamo o non crediamo. L'anima che Dio ci ha dato è un sospiro, una porta aperta verso l'eternità. E quando tu hai commesso una colpa, quando io ho commesso una colpa, per quanto riusciamo a giustificarci o per quanto riusciamo, come dire, a trovare la giustificazione degli altri, che dicono sì, no, ti sei comportato bene, tu hai fatto bene, tu ti sei comportato in maniera corretta, sì, effettivamente l'errore degli altri, pur essendo che gli altri ci giustificano, pur essendo che la nostra colpa è lieve, la verità è che il senso di colpa rimane, perché noi sappiamo esattamente quello che abbiamo fatto. Amen. E questo senso di colpa crea, da un punto di vista psicologico, un senso di abbandono, un senso di insicurezza. La paura di essere abbandonati, la paura che la nostra relazione d'amore tronchi, la paura che la relazione con i nostri figli venga meno, la paura che la relazione con i nostri genitori si deteriora, perché inevitabilmente sappiamo che quel male che abbiamo commesso ci ritroverà. Ci ritroverà, fratelli. Vi ho tante volte portato l'esempio stupido, se volete, ma significativo del fatto che se voi ammazzate me e domani vi pentite, il Signore vi perdona, perché Dio perdona coloro che compiono un'azione malvagia, però le conseguenze di questa azione, io resto morto. Amen. E queste conseguenze vengono a bussare alla porta del mio cuore, continuano a dire ehi ma tu. Amen. E questi sensi di colpa, queste conseguenze, badate bene, che sono l'arma preferita dal demonio per fermare l'avanzata dei figli di Dio. Perché lui si presenta, essendo l'accusatore, lui si presenta, prende questo di qui che si chiama indice, che sembra una baionetta, e comincia a dire: ma tu hai detto, ma tu hai fatto, ma tu non ti ricordi quando, ma tu non ti ricordi perché. Amen. E come dicevo venerdì scorso, prima della preghiera, molto spesso siamo noi che impediamo al Signore di scendere e di riempirci con lo Spirito Santo di Dio. Amen. Ma fino a venerdì il Signore è stato fedele. Non solo ha battezzato un'anima con lo Spirito Santo e con il fuoco, ma ne ha liberato un'altra dalla possessione demoniaca. Basta udire la parola e restare fedeli ad essa, fratelli.
E stasera noi vogliamo arrivare a questo soggetto, che il diavolo non ti illuda e che il diavolo non ti blocchi. Tu sei un figlio di Dio e per te tuo padre ha già pagato il prezzo. E questo prezzo è stato un prezzo alto, è stato un prezzo che nessuno di noi avrebbe potuto pagare, ma lui lo ha pagato. E lo ha pagato perché la grazia di Dio fosse rivolta a ciascuno di noi. Chi vuole alzare una mano e dire amen, gloria al Signore. Dio è qui, alleluia. Il Signore è qui, alleluia. Non ti fare fermare dal tuo passato, ma fatti incoraggiare dal tuo presente, perché il tuo presente è Cristo Gesù, alleluia. Amen, gloria a Dio. Se guardiamo gli ultimi 5 presidenti americani, ognuno di essi ha fatto un grandissimo scandalo, fino all'ultimo, a Trump. Non mi interessa parlare di loro. Però ognuno ha i suoi problemi, ha i suoi scandali. E questi scandali hanno perfino costato la poltrona a molti di loro. Però, finché possono coprire, coprono. Finché possono stendere un velo, coprono. Perché questo è il modo di fare. Quando poi le cose vengono denunziate, e allora poi amaramente ammettono la loro colpa e dicono ho sbagliato, e se ne prendono le conseguenze. Ma tu, io, non siamo diversi dai presidenti americani. O meglio, siamo diversi perché loro sono i presidenti e noi ci siamo poveri operai. Ma come loro, anche noi abbiamo beccato noi stessi a compiere malefatte. Amen. Anche tu lo sai meglio di te stesso quando è che stai facendo qualcosa di male. Amen. E quando stai facendo qualcosa di male, come i presidenti americani, perché l'uomo è tutto uguale, che cosa fai? Tira la peggia, diceva mio nonno, e mi nascondo la mano. Cerco di coprire la mia colpa, cerco di coprire il mio errore, cerco di fare in modo che nessuno sappia, cerco di fare in modo che nessuno capisca, perché che cosa se ne può dire del pastore se si sa che il pastore ha fatto questo? Che si potrà dire di me se in giro si sa che io ho pensato questo? Che si potrà dire di me se si sa in giro che ho commesso questo dato peccato X o questo dato peccato Y? Amen. E non solo abbiamo il senso di colpa, ma abbiamo un'altra cosa molto più pesante che ci condanna, è il peccato. Amen. E questi due pesi stasera sono presenti nella vita di ciascuno di noi. Non mi dite no, fratello, non mi dire così perché io non ho peccato, io no, assolutamente no. E se dici una cosa di questo tu sei bugiardo, e già la bugia è un peccato, ed è un peccato che ci impedisce di andare nella vita eterna, come Cristo Gesù stesso ha detto. Amen. Noi in realtà, senza rendercene conto, ci comportiamo esattamente come fece un re che aveva tutto. E questo re si chiamava Davide. Chi conosce il re Davide? Lo conoscete tutti? Stasera ti voglio chiamare re Davide, sia all'uomo che alla donna. Ti voglio chiamare re Davide, bada bene che il servizio poi verterà sulla lettura di alcuni altri versi. Però voglio cominciare a riflettere insieme a te su questa storia amara. Su questa storia che doveva però essere scritta nella parola di Dio, perché tu e io possiamo leggere dalla parola e capire come evitare il male. Come evitare che il male e la copertura del male e il senso di colpa ci possa impedire di arrivare a quel meta, a quel traguardo che Gesù Cristo vuole. Amen. Prendiamo insieme dalla parola il Salmo 51. Leggerò un primo verso, alzatevi in piedi per favore. Leggerò un primo verso da questa parola, poi commenteremo secondo quello che verrà. Leggo dalla Nuova Riveduta, che il Signore Gesù Cristo sia lodato e benedetto in eterno. Al verso 1 del Salmo 51, leggeremo i primi tre versi, proprio il re Davide
che scrisse questo salmo, questo è uno dei pochi salmi dove sappiamo non solo chi è l'autore, ma perché quest'autore ha scritto questo salmo. Il re Davide scrive così: abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità. Per la tua grande compassione, cancella i miei misfatti. Lavami completamente dalla mia iniquità e purificami dal mio peccato, poiché io riconosco i miei misfatti e il mio peccato mi sta sempre davanti. Amen. Fin qui la lettura della parola di Dio, accomodatevi. Che cos'era successo? Molti di voi conoscete la storia, però ve la voglio riproporre perché ci sono alcuni tratti che devono farci comprendere alcune piccole grandi realtà stasera. Davide era un re nella grazia di Dio. Davide era un uomo scelto secondo il cuore di Dio, colui che Dio aveva scelto come re di Israele. Davide aveva un harem di donne. Non aveva certo, come dire, di che pensare o di che cosa fare. Però ci fu un momento della vita di Davide in cui in 2 Samuele capitolo 11, vi citavo il capitolo poc'anzi, a un certo punto Davide fu preso da una malattia che si chiama in francese l'agnosia. Do you know what l'agnosia is? Quando noi a un certo punto stiamo servendo il Signore, Dio ti ha messo a capo di una certa situazione, Dio ti ha dato un compito e ti ha detto: svolgi questo compito nel migliore dei modi, svolgilo secondo le indicazioni che io ti ho fornite. Davide stava seguendo il lavoro di Dio, facendo il re del popolo di Israele secondo il cuore di Dio, e riportava vittorie sopra vittorie, riusciva a sconfiggere i suoi nemici. Era sempre lì con i suoi generali, era lì con i suoi combattenti. Non era quel re che diceva: andate voi che io sto qui a divertirmi, no. Era uno che partecipava alla guerra, era uno che chiedeva l'oracolo del Signore. Era uno la cui benedizione di Dio fu talmente grande che sta scritto che fino a 400 anni dopo la sua morte la benedizione a motivo del comportamento di Davide riposò sul regno e sui suoi discendenti. Immaginatevi quale grande re, quale grande uomo stava conducendo una vita al servizio di Dio. E qui appianiamo su di te, qui appianiamo su di me, qui appianiamo su di noi. Siamo stati chiamati a servire il Signore. Amen. E nel momento in cui siamo stati chiamati a servire il Signore, lo abbiamo fatto con tutto il cuore. Ah, guai a chi ci toglieva il Signore dalle mani. Guai a chi ci privava un giorno di poter aprire la bocca e servire il Signore. Ma arriva un certo anno in cui al re Davide prende quello spirito o quel peccato detto di lagnosia. E comincia l'anno, comincia la stagione nuova. Leggete il primo verso di 2 Samuele 11 e ve ne renderete conto. E lui che fa? Joab, vieni qui. Joab, noi dobbiamo sconfiggere i nostri nemici. Sì, o re, dimmi, l'esercito è pronto, armiamolo, andiamo. No, Joab, un attimo. Sai, io resterò qui. Io mi fermerò. Ma tu sai le istruzioni. Tu sai quello che devi fare. Va, Joab, combatti, vinci gli amorrei, distruggi questo popolo che dà fastidio a Israele. Amen. E Davide fece un passo indietro. Mi dirà il fratello: vabbè, è normale, uno si può stancare, uno può arrivare il momento in cui è sconfortato, è scoraggiato, si stanca. No, con il Signore questo momento non può arrivare. Perché Dio non ci ha soldati alla vigilia di Natale e poi a Natale ci ha detto: fai festa. Ma Dio ci ha soldati al suo servizio 24H, 365 giorni all'anno. Amen, gloria a Dio. Ma Davide si stancò, e questo è fisiologico.
Perché quando tu ti stanchi, è quel giorno che sai che c'è l'evangelizzazione, quel giorno che sai che c'è il culto, quel giorno che sai che c'è la riunione di preghiera, quel giorno che sai che c'è da visitare un animo, da portare il messaggio di Dio, e tu dici: no, Signore, io sono stanco, io manderò Joab a posto mio. Sai che cosa succede? Succede quello che il diavolo vorrebbe che succedesse sempre nella vita dei figli di Dio: inopia, indolenza, vuoto. Davide non aveva più la mente e il cuore impegnato al servizio di Dio. In quel momento Davide fu scoperto. Vi ricordate di quando sta scritto: pregate in ogni tempo affinché voi non cadiate in tentazione? È vero. E questo pregare significa stare in comunione con Dio. State in comunione con Dio in ogni tempo affinché voi non cadiate in tentazione. Chi vuole alzare una mano e dire amen? Ma quando tu non stai in un atteggiamento di comunione con Dio, e quando piuttosto preferisci staccare la spina e sederti e goderti il panorama, sai che cosa succede? Che viene la sera. E mentre stai scendendo la sera, tu non hai che fare. Te ne vai in quella tua bella terrazza libera. Ti vuoi godere un po' di fresco? Cosa c'è di male? C'è niente di male a pigliarsi un po' di fresco? No, quando mai? Però in quel poco di fresco c'è la trappola del diavolo messa dietro e io non me ne rendo conto. Mi affaccio alla terrazza, mi giro gli occhi, a chi guardo? A un altro appartamento con le luci accese, e lì c'è una donna che sta facendo il bagno. È nuda, è di bell'aspetto, e il cuore del re Davide cominciò a farne di care. E il cuore del re Davide cominciò ad andarsene per i fatti. Aveva un harem di donne, non gli interessarono più tutte le donne che aveva, perché il diavolo aveva sfruttato il fatto che Davide si era fermato dal servire il Signore. Chi vuole alzare una mano e dire a me? Ecco perché la parola dice: pregate in ogni tempo affinché non cadiate in tentazione. Ora lasciamo stare l'episodio di Davide. Non è l'adulterio o la fornicazione di cui vogliamo parlare, ma il problema qual è? Che il diavolo userà questa tua indolenza, questa tua inopia, questa tua rilassatezza per cominciare a bucarti il cervello. E ti bucherà il cervello e ti comincerà a far pensare: ma guarda quel dato fratello come si sta comportando male, ma guarda, girati, guarda quella sorella che è vestita brutta, ma girati ancora e guarda quello come sta diventando, che chissà che orgoglio sta avvenendo in lui. E il diavolo verrà da te e comincerà a maciullarti la testa: ama sta chiesa, ama i problemi, ama questo, ama quello, e comincerà improvvisamente a vedere ciò che il Signore finora non ti aveva fatto vedere. Perché quando uno è al servizio di Dio, e ci tengo a precisarlo, quando uno è al servizio di Dio è a un combattimento e ha il fucile in braccio e rischia in ogni momento di essere silurato, e non ne ha tempo per guardarsi avanti e dietro o scherzare o ridere, ha solo tempo per imbracciare il fucile e combattere il buon combattimento e serbare la fede fino alla fine. Chi vuole alzare una mano e dire amen? Gloria. Ma il re Davide era sguarnito, prese quella donna, ma non la prese lui, chiamò i suoi commensali: venite qua, o re, che c'è? Guardate, andate a prendere questa donna, Bersheba, portatela qui da me, che io le devo parlare. Ma il re deve parlare a questa donna? Ma per quale motivo? E nella mente di chi stava intorno al re Davide cominciò: ah, ma il re di che cosa si sta macchiando? Già il re non è andato al combattimento, ora che cosa vorrebbe fare? Ma o re, sai, quella è la moglie di Uria l'ittita, è uno dei tuoi prodi valorosi che stanno combattendo, cioè suo marito stava mettendo in pericolo la sua vita sul fronte per re Davide. E il re Davide cosa pensava? A ghermire sua moglie. Immaginate la gravità della situazione. E non dite: ah, no, ma io queste cose così gravi non le faccio. No,
Perché il problema non è la gravità del peccato, il problema è il peccato. E il peccato quello lo facciamo tutti. E quindi nessuno è giustificato se non per grazia dell'Eterno. Gloria al Signore, alleluia. Davide la chiamò, stiede con lei. Lei rimase incinta. Quando rimase incinta, lui che cosa fece? Come il presidente Trump, come il presidente Nixon, come Bill Clinton coprì il peccato. Si guardò bene da andare dal pastore a dire: io ho sbagliato, ho commesso questo, questo e questo, chiediamo a Dio che mi perdoni. No, coprì il peccato, chiamò Uria e tentò in tutti i modi di convincere Uria ad andare da sua moglie, così stanno insieme e posso ingannare la situazione. Guardate un poco, il grande re Davide, il grande servitore di Dio, l'uomo secondo il cuore di Dio, a quali bassezze era arrivato a pensare di fare. Perché questo è quello che il diavolo vuole: cominciarti a fare peccare e risucchiarti nel baratro delle bassezze e farti arrivare alle cose più schifose, più abominevoli, che mai la tua mente e il tuo cuore hanno mai pensato. Perché domani quel senso di colpa e quel peccato possano divorare la tua anima, possano divorare la tua mente, il tuo cuore, ed impedirti di compiere il lavoro al quale sei stato chiamato a lavorare. Ma Uria era un indefesso soldato. No, re, io mi accamperò davanti alla tua porta. Che non si dica che Uria l'ittita ha lasciato solo il suo re ed è andato a trastullarsi con sua moglie. No, io piuttosto dormirò nella tenda. Ma vieni tu a Cristo fedele, giusto giusto, io la via vancucciare. Allora che si fa? Ora si scoprirà il mio peccato, ora si capirà che cosa ho fatto, che cosa devo fare, che cosa devo fare. Joab, attacca gli amorrei indiscriminatamente. Un ordine simile lo diede solo Hitler nella seconda guerra mondiale. Attacca indiscriminatamente, senza difesa, senza progetto. Attacca e assicurati che Uria l'ittita sia lì davanti. E quando Uria l'ittita è lì davanti, sotto i dardi del nemico, voi fate un passo indietro e lasciate che egli muoia. Immaginatevi Joab. Immaginatevi il collaboratore del re. Immaginatevi se domani il pastore vi scriva o vi comanda di fare una cosa di questo genere. Che cosa potreste pensare domani di questo pastore? Vedete il diavolo come distrugge le opere, come distrugge i popoli, come distrugge le menti, come distrugge i cuori. Perché? Per niente, per nulla. Uria l'ittita morì e Davide prese in sposa Bersheba. Non sappiamo se Bersheba sapeva di tutto questo piano architettato dal re Davide. Non lo sappiamo e non mi interessa saperlo, ma mi interessa capire quello che voglio comunicarvi stasera. E vi prego veramente di stare attenti, fratelli. Davide scrisse questo salmo, il Salmo 51, e Davide lo scrisse con tutto il suo cuore. Le colpe le abbiamo fatte tutti, nessuno escluso, ma la parola di Dio ci dice di confessare i nostri falli a Dio e di abbandonare i nostri falli. Non importa quanto grande è il tuo peccato, perché il tuo Dio è ancora più grande del tuo peccato. Ma è importante che tu stasera decida insieme a me: io stasera prenderò il mio fardello, prenderò i miei peccati, prenderò le mie colpe, prenderò i miei misfatti e li voglio lasciare ai piedi della croce. Solo così potrai essere liberato da questo senso di colpa. Volete vedere quanto è perfetto l'autore della parola di Dio? Come già in questo salmo il re Davide, ispirato dallo Spirito Santo,
poté annunziare il grande piano di salvezza di Dio? Sembra impressionante, ma è così. E ve lo dimostrerò adesso, gloria al Signore. Perché Dio è meraviglioso e la sua parola è perfetta, alleluia. Ma ci sono dei passi, Davide, che tu devi fare prima che il tuo senso di colpa, prima che il tuo peccato sia davvero cancellato e non sia più, e tu possa acquistare gioia nel Signore e vivere nel Signore la tua vita di servitore di Dio. Uno, Davide ammise la sua colpa. Al verso 3 dice: poiché io riconosco i miei misfatti e il mio peccato mi sta sempre davanti. Guardate che Davide non disse: Signore, ho sbagliato, però sai, pure Beersheba si fa il bagno lì sulla terrazza, eppure la faccio chiamare e non è che dice ai miei servitori no, vabbè, non posso, no, viene tutta sparata, vedi, sì, è vero, io ho sbagliato, però non è questo l'atteggiamento che ti giustifica davanti a Dio. Ognuno pagherà per le sue colpe. Io non posso pagare per i tuoi peccati, né tu puoi pagare per i miei. Né io posso accampare scusa al Signore adducendo i tuoi peccati, né tu puoi accampare scusa al Signore adducendo i miei peccati. Vuoi che il tuo senso di colpa, vuoi che il tuo peccato sia cancellato? Se vuoi che il tuo peccato sia cancellato, che il tuo senso di colpa sia cancellato, fai come fece il re Davide. Il re Davide, punto primo, ammise il suo peccato. Non quello che mi ha fatto fare Beersheba, non quello che i miei servitori mi hanno detto di fare, non quello che gli altri volevano che io facessi, no, Signore, la colpa è mia. Io dovevo andare al tuo servizio, invece mi sono fermato, e nel mio fermarmi che cosa ho trovato? Ho trovato il diavolo pronto a tendermi una trappola e a farmi cadere come uno stupido nelle sue mani. E dal peccato di fornicazione sono passato a un peccato di circuizione, e da un peccato di circuizione sono passato a un peccato di omicidio, e da un peccato di omicidio sono passato ad un peccato di scoraggiamento, perché ora ho visto il frutto del mio amore morire, perché quel bambino morì. Vedete dove ci conduce il peccato? Ma voi mi dite: ma io, pastore, io non ho mai ammazzato nessuno, io non ho mai fatto adulterio con nessuno, Dio ce ne liberi, io non è che... Un attimo, Matteo capitolo 5 versi 21 e 22, leggiamo: voi avete udito che fu detto agli antichi non uccidere, e chiunque ucciderà sarà sottoposto al giudizio. Ma al verso 22 lo stesso Gesù che parla in Matteo aggiunge: ma io vi dico, non il pastore Gabriele, ma il Signore Gesù vi dice: chiunque si adira contro suo fratello, che ha orecchie da udire, oda. E mi raccomando che siano le orecchie di Dumbo, così è sicuro che qualsiasi vocale verrà acchiappata. Chi si adira contro suo fratello, vi è capitato di adirarvi contro un vostro fratello? Alzate la mano chi si è adirato contro un suo fratello, forza! Allora è capitato un poco a tutti. Senza motivo sarà sottoposto al giudizio. E chi avrà detto al proprio fratello raca, cioè pazzo, sarà sottoposto al sinedrio. E chi avrà detto stolto sarà sottoposto al fuoco della Geenna. Quindi, fratelli, facciamo attenzione, perché il peccato ritroverà tutti coloro che lo hanno commesso, a cominciare dal pulpito, a scendere per i servitori e per tutto il popolo. Amen. Gloria al Signore. Davide non solo ammise il suo peccato, ma Davide ammise il suo peccato in tutti i suoi sensi e in tutte le sue sfaccettature. Esistono tre parole in ebraico per indicare il peccato. Una parola che per noi ha un senso di ribellione, e nelle nostre versioni italiane, anziché trovare peccato, troviamo scritto trasgressione. Un aspetto chiamato lussuria è quando si usa questo termine, nelle nostre Bibbie troviamo tradotto iniquità. È un aspetto che è un peccato più generale, che ha bisogno di un sacrificio di un montone, di un agnello, di un animale. E quando troviamo questo peccato, troviamo proprio tradotto con la parola classica peccato. Ma guardate bene Davide cosa fece.
Al verso 1 Davide disse: Signore, non guardare la mia trasgressione. Quindi denunziò la sua ribellione a Dio. Signore, non guardare la mia iniquità. Denunziò la sua lussuria. Signore, non guardare al mio peccato. Denunziò la sua azione in modo completo. Davide fece una confessione completa. E quello che ancora a molti di noi manca è quello di fare una confessione completa. Sento ancora dire a qualcuno: no, sai, pastore, io vorrei, però non posso. Certo che tu non puoi, ma hai davvero confessato il tuo peccato a 360 gradi davanti a Dio? Ho detto: Signore, io ho mangiato la marmellata. No, non hai mangiato solo la marmellata. Ti mangiassi la marmellata, la crostata, e poi c'ero piatti di sotto e tu mangiassi pure. Devi confessare completamente quello che hai fatto, in tutte le sue sfaccettature. Devi metterti a nudo davanti a Dio, perché solo così Dio potrà dire: ecco che finalmente mio figlio è così come io l'ho fatto. Non sta nascondendo niente, non c'è una maschera, non c'è un doppio fine, non c'è un muro che mi separa da lui, no, ma finalmente lui si è aperto. Apritevi a Dio, apriamoci a Dio in tutti i modi che noi possiamo, fratelli, e vi garantisco che noi vedremo la sua gloria. Punto secondo, Davide riconobbe la giustizia divina. Al verso 4 dice: ho peccato contro di te. Solo contro di te ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e retto quando giudichi. Badate bene che noi potremmo dire: come, non hai peccato contro Beersheba? Non hai peccato contro Uria, mischina ammazzarsi? Non hai peccato contro Joab, mettendo in una situazione di dubbio sul tuo comportamento onesto? No. Il problema non sono le conseguenze spicciole fra di noi. Il problema è che quando noi pecchiamo stiamo rompendo la legge di Dio. E quando rompiamo la legge di Dio e siamo al suo servizio, noi stiamo facendo fare una cattiva testimonianza al nostro Signore. Quando ci mettiamo lì, apriamo la bocca e senza renderci conto di quello che diciamo, scandalizziamo, non stiamo commettendo solo un peccato, ma stiamo commettendo un peccato contro Dio, il quale da un lato paga con la sua vita per le anime, le vuole riscattare con il suo sangue. Arriviamo noi e che facciamo? Uccidiamo Uria, tanto siamo bravi. Badiamo bene che il nostro peccato non è contro un uomo, non è contro un'altra persona, ma è contro Dio. Allora non solo dobbiamo ammettere il peccato in tutte le sue sfaccettature, ma dobbiamo ammettere: Signore, io ho peccato contro il cielo e contro di te. Signore, io ho peccato, ho sbagliato nei tuoi confronti, perché tu hai avuto pietà di me, mi hai salvato dalla morte e io sono vivo soltanto perché tu mi dai da respirare e da vivere. E siccome tu mi dai da respirare e da vivere, io che faccio? Cosa faccio io? Faccio peccare e faccio scandalizzare il popolo col mio atteggiamento sbagliato, col mio atteggiamento corrotto, col mio atteggiamento nauseabondo, lontano dalla parola di Dio, lontano dalla grazia di Dio. Ma Davide non si fermò qui. Davide andò avanti e si appellò alla misericordia di Dio. Proprio al primo verso, il primo verso apre dicendo: Dio, abbi misericordia di me. Non disse, anche qui ci sono tre parole che rendono lo stesso termine misericordia: misericordia, grazia e giudizio. Non disse: Signore, giudicami. Perché se Davide avesse detto: Signore, giudicami, per la legge sarebbe dovuto morire all'istante, né più né meno. Davide disse, e tu come Davide, io come Davide, dobbiamo dire: Signore, abbi misericordia di me. Che cosa è la misericordia? È una cosa che noi non ci meritiamo, ma che ci viene data dal Signore. Avremmo il dovere, il diritto di essere uccisi per i nostri peccati,
Eppure, per la misericordia di Dio, possiamo essere ancora vivi e avere un'altra possibilità di lodare e di benedire il suo nome. Non c'è nessuno che vuole ringraziare il Signore e dire grazie Padre per la tua misericordia, poiché le tue compassioni non si sono esaurite, ma si rinnovano ogni mattina, Signore. Gloria a Dio. Davide si appellò alla misericordia, quindi Davide ammise il suo peccato in tutte le sfaccettature, Davide si appellò alla giustizia, alleluia, dando al Signore, chiedendo al Signore perdono perché il peccato lo aveva commesso contro di lui, e Davide si appellò alla misericordia divina. Gloria a Gesù. C'è un altro passo fondamentale che tu devi riconoscere. E questo passo è importante per tutti noi, nessuno escluso. Oggi nelle chiese si tende a guardare ciò che la sorella ha fatto, ciò che il fratello ha fatto. È un modo umano, ma è un modo sbagliato. Perché se il Signore ha detto nella parola che chi si ravvede, a meno che il peccato non sia a morte, chi si ravvede viene irrorato dalla misericordia di Dio, ancora che atturra Namudica dicendo che il peccato è eterno, no. Se il Signore ha perdonato, il Signore ha perdonato. Amen. L'unico peccato a morte è la bestemmia contro lo Spirito Santo, e voi lo sapete benissimo. Gli altri peccati, anche se sono puzzolenti, schifosi, nauseabondi, abominevoli, se c'è ravvedimento e si lascia il peccato, c'è la misericordia di Dio. Chi vuole alzare una mano e dire amen? E se Dio ha avuto misericordia di noi, me il primo, chi sei tu per giudicare me? Con quale diritto tu giudichi me? Piuttosto giudica te stesso. Perché il re Davide si rese conto, guidato dallo Spirito, si rese conto che c'era un'ombra di futuri beni, c'era una cosa meravigliosa che doveva essere aperta, una porta meravigliosa che doveva essere aperta e costituita per chi doveva commettere un peccato, ed è il sacrificio del Figlio di Dio. Gloria al Signore. È il sacrificio del Figlio di Dio, alleluia. Quel sacrificio che ancora oggi è valido, non è andato in pensione, gloria al Signore. Avete letto sempre nel Salmo 51 quando il re Davide ha detto: Signore, non mi togliere lo Spirito tuo Santo? Ma in quel momento c'era lo Spirito Santo dato a lui? No. Davide stava profetizzando. Davide rappresenta la figura di ciascuno di noi in questo periodo. Stava profetizzando. Lo Spirito dell'Eterno aveva da un male, stava tirandone fuori il bene, stava tirando per noi oggi una lezione di amore, una lezione di gratitudine a Dio. Gloria al Signore, alleluia. Davide riconosce l'importanza del sangue. Come? Dove? Pastore, ma dove lo leggi? Salmo 51, versetto 7. Purificami con l'issopo e sarò mondo. Lavami e sarò più bianco della neve. Gloria a Dio, alleluia. Sapete che cos'è l'issopo? L'issopo è una verdura, diciamo un'erba, grazie fratello, che è spugnosa. Quando lo immergi, i suoi, non so come si chiamano, si irrorano del liquido nel quale è sommerso, e quando tu lo spruzzi comincia a gettare. Gloria al Signore. Questo rappresenta come i sacerdoti uccidevano i montoni, i becchi, eccetera, eccetera, e spruzzavano il sangue. Gloria a Dio. Davide aveva davanti l'immagine dell'issopo, l'immagine del sacrificio secondo il vecchio patto, ma già nello spirito il Signore si stava proiettando al nuovo patto, quando c'è stato un altro agnello, quello senza difetto né macchia, il quale, alleluia, è un issopo vivente, alleluia, ed è questo issopo, è questo sangue, è questo pane, è questa acqua che deve lavarti, gloria a Dio, che deve purificarti, gloria al Signore, alleluia. Signore, purificami con l'issopo
e io sarò mondo. Volete fare della parola di Dio la vostra vita, fratelli? Allora leggete insieme a me: purificami con l'issopo e io sarò mondo. Gloria a Dio, alleluia. Non dire più il peccato, ma lascia il peccato e lascia che il Signore ti purifichi con l'issopo, alleluia. Perché non vi è nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Amen. Gloria a Dio, alleluia. Gloria a Gesù, alleluia. Vogliamo lodare il nome dell'Eterno. Gloria a Dio. Voglio sentire la vostra voce. Gloria a Dio. Ma la profezia non finisce qua. E sì, perché il pastore Gabriele camorrie tutte bani ci va a spuntare sempre l'evangelizzazione. No, non sono io, è la parola. Guardate un po'. Finalmente il re Davide aveva fatto un peccato schifoso. Amen. Ma si era pentito. Aveva sparso la sua anima davanti a Dio. Signore, ho fatto una cosa di grave. Ha confessato il suo peccato. Amen. Ha chiesto a Dio di purificarlo con l'issapo e per fede ha detto: io sarò mondo, perché questa è la fede dei santi. Gloria a Dio. Io sono un peccatore, ma la grazia di Dio mi salva. Io ho questa fede non per i miei meriti, ma per la grazia di Dio che ci è stata data attraverso la fede, che è un dono di Dio, alleluia. È per questo che noi siamo salvati. Amen. Gloria a Dio. Il re Davide finalmente vuole andare avanti. Signore, io ho capito la lezione, finalmente ho compreso qual è la vera lezione. Davide vuole la vera gioia. Qualcuno mi parlava in questi giorni: io ho perso la gioia, Dio vuole darti la vera gioia. Anche se le tue ossa sono spezzate. Al verso 8, guardate Davide cosa scrive: fammi sentire gioia ed allegrezza e fa che le ossa che hai spezzato festeggino. Gloria a Dio. Attraverso il tuo peccato, attraverso il tuo male, il Signore può spezzarti le ossa, ma con le ossa spezzate sii contento, sii allegro, perché il tuo Redentore vive e il tuo Redentore ti sta portando nel luogo dove Lui voleva portarti. Gloria a Dio, alleluia. E si sta compiendo il piano di Dio per te e per la tua famiglia. Gloria al Signore. Festeggia allora. Anche se Giacobbe aveva una gamba ciunca, come si suol dire, cominciò a rallegrarsi, a dire: grazie Signore, perché tu mi hai benedetto. Gloria a Dio. E finalmente Davide, con le ossa spezzate, che non poteva camminare, finalmente Davide però gioioso, dice: ma come, prima con le due gambe eri triste e volevi Bersheba, adesso che c'hai ammi spezzate sei contento? Io sono felice, gloria a Dio, sono felicissimo, gloria a Dio. E sai perché sono felice? Perché ho imparato la grande lezione di Dio. Io devo compiere il grande mandato di Dio, sì, perché l'ultimo passo è questo. Davide vuole compiere il grande mandato, dice: ma come, si è letto Marco, ma Marco ancora non era stato scritto. Sì, lo Spirito Santo però è lo stesso ed è sempre stato lo stesso. Gloria a Dio, alleluia. E al verso 13 finalmente il re Davide dice: mondami Signore, purificami del mio peccato, con le ossa spezzate io avrò gioia e allegrezza, e allora io insegnerò le tue vie ai trasgressori. Prima io sono stato un trasgressore, adesso io insegnerò le tue vie ai trasgressori, gloria a Dio. Adesso io farò in modo che i peccatori si convertiranno a te. Ecco l'Evangelo di Marco, gloria a Dio. Capitolo 16, versetto 15 e 16. Andate per il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Vogliamo lodare il nome del Signore, fratelli. Gloria a Gesù, alleluia. Gloria a Dio, alleluia. Tutto finisce lì, gloria a Dio. Parte dal peccato, parte dalla concupiscenza, ma arriva alla gloria di Dio. Arriva al fatto che ognuno di noi è chiamato a portare anima al Signore, a far sì che anime possano essere ravvedute, gloria a Dio. Amen. Gloria a Gesù, alleluia. E per concludere, ricordatevi, e non lo dimenticate, Dio abita con uno spirito rotto
e con un cuore contrito. Non abita con un cuore altero, non abita con un cuore che maledice, con un cuore che usa il pulpito specialmente per maledire. No, il Dio abita con l'umile di cuore e col contrito di spirito. Salmo 51 verso 17, sempre il Salmo 151. I sacrifici di Dio sono lo spirito rotto, oh Dio, tu non disprezzi il cuore contrito. E a questo salmo fa eco il Salmo 34, 18, che dice la stessa cosa. E in Isaia capitolo 66 versetto 2 viene spiegato che cosa significa cuore rotto. Che significa cuore rotto? Significa che ormai i miei ventricoli non funzionano più e se moriranno, no. Cuore rotto significa cuore che teme il Signore, cuore che ha paura di Dio, cuore che teme la parola di Dio e che se legge nella sua parola di non fare una cosa, non la fa. Se legge nella sua parola di non dire una cosa, non la dice. Amen. Gloria a Dio. Ed è a Lui, fratelli, ed è soltanto a Lui che noi diamo onore, gloria e imperio per Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen. Chiedo alla corale di prendere posto. Faremo la cena del Signore. Ma fratelli, vi prego.